Bentornati, il sole di Seul vi bacia, vi dà il buongiorno quando lì sta accadendo. E benvenuti per una nuova giornata di LCK. Qui siamo pronti per Unwa Life contro DRX, la prima BO3 di questa giornata. E Trione e Wolcat a darvi il buongiorno di nuovo e buona colazione nel caso. Buondì a tutti, spero abbiate avuto un lieto risveglio, una sana colazione, perché i game di oggi potrebbero essere un po' indigesti, visto che abbiamo un incredibile scontro a fondo classifica per quelle che dovrebbero essere due realtà invece d'elite all'interno di LCK. Sto parlando del match d'apertura di questa mattinata, DRX vs Unwa Life. Ai loro, da terza a quarta dello scorso split, si trovano ora rispettivamente alla penultima e ultima posizione, con i DRX ancora alla ricerca di una singola vittoria in best of three. Il loro tabellino di marcia per ora è veramente deludente, li trova sul 2-12, il 14% di win rate all'interno delle serie, un meno 10 dunque di parziale che li condanna all'ultimo posto di misura alle spalle di Unwa Life. Credo che a quel punto, anche con una vittoria per i DRX stessi, non avverrebbe il sorpasso, perché, o meglio, dovrebbe venire per 2-0. Dovrebbe venire per 2-0, a quel punto agguanterebbero gli Unwa Life alla nona posizione sull'1-6 con gli Unwa Life, che però avrebbero un match ancora da disputare. È davvero un match indigesto per i fan di Chovy e di Pioshik. È un matchup doable, lo definiscono i points of the match. È la miglior chance di vincere per ognuno dei due team, banalmente, essendo l'una penultima e l'altra penultima, devono assolutamente fare classifica l'una sull'altra. CVMax vs Chovy, il former coach e giocatore, si troveranno uno contro l'altro. CVMax che purtroppo arriva sui DRX un pochino insalvabili, anche se trovo che alcune delle sue draft siano state veramente brillanti, specialmente in avvio di season. Chovy è vicino alla raccolta della sua millesima uccisione. Sarà tra l'altro il più veloce giocatore a raggiungere le 1000 kill, quindi 1115 giorni dal debutto, 9 uccisioni per arrivare alla doppia milestone. C'è da dire che in questo caso Unwa Life e DRX stanno veramente annaspando nel profondo blu, nel profondo mare, e penso proprio che Chovy sia il punto nevralgico di questo team, se vogliono provare ad allontanare DRX in quella decima posizione e casomai muoversi verso la parte più nobile della classifica. La grafica ci fa vedere come sono arrivate le quasi 1000 kill da parte di Chovy. La maggior parte sono da Konzoe, 124 kill. Lo vedete Yone, che sì, è il suo campione più iconico, se seguite LCK solo da questa season, anzi dalla scorsa season. Però bisogna dire che questo giocatore sa giocare tante cose, quindi prepariamoci a tantissime, tantissime emozioni con questo mid laner. 196 sono state le kill nello Spring Split scorso, dove Chovy ha portato il suo team in top 4. Però yes, bisogna far vedere come nel 2020 ha fatto 8 kill in più rispetto allo Spring Split. Speriamo che sia un continuo susseguirsi di miglioramenti da parte proprio di Chovy stesso. È arrivato a cifre veramente astronomiche. Purtroppo tutto questo è sempre da prendere con le dovute misure, considerando che il suo team non sta esattamente mettendolo in condizione di brillare, eh? Le statistiche sono abbastanza eloquenti sul fatto che siano due squadre da fondo classifica, lo vedete dalle posizioni: 10 KDA in average kills at 15, in average kills in generale, decima posizione per i DRX, la nona per l'average deaths, la decima di nuovo per l'average kills at 15. È una situazione tragica, non c'è gioco, non c'è un'individualità forte che possa trascinarsi dietro il team, manca persino quel faro di speranza che era Pioshik dalla giungla. Per quanto riguarda invece gli Unwa Life, grossa inconsistenza, forse non altrettanto tragiche le statistiche, oddio, ci siamo quasi, ma non si può solamente dipendere da Chovy, e stanno provandone davvero di ogni gli Unwa Life. Hanno una seconda linea in top in giungla da schierare a piacimento, qualora si voglia un po' movimentare il roster, metterlo un po' in competizione, sperando in una crescita da parte di questi membri, ma al momento né da Morgan come seconda linea di Ludo in top, né da Arthur come seconda linea di Johan in giungla, stanno arrivando risposte chiare e lampanti che facciano dire al coaching staff: ok, allora è con loro che dobbiamo scendere in campo.
Purtroppo con entrambi i top laner, entrambi i jungler, non sta cambiando troppo la musica. Un guizzo di Chovy settimana scorsa con il suo signature picchione, riproposto per il game 3, non ha portato poi i risultati sperati, condannando YoungLife ad un'altra sconfitta purtroppo. Quindi davvero, se c'è una vittoria che YoungLife devono e non possono farsi scappare, è questa contro i DRX, ultimi in classifica sullo 0-6. Allo stesso tempo, prima o poi dai DRX, un colpo d'orgoglio, un colpo di reni per risollevarsi da terra dovrà pure arrivare, no? E quindi speriamo che sia quest'oggi, anche se, di nuovo, sono due squadre veramente sull'orlo di una crisi. C'è da dire anche una cosa, io ho visto l'average kill al 15° e l'average death totale. Bisogna dire che questi due team uccidono poco e muoiono tanto. Sarà da vedere se riusciranno in questo caso, visto le tante death, ad alzare il loro average kill al 15° minuto. Quindi vedere molta più azione nell'early game. Anche perché, devo essere sincero, in LCK abbiamo un record per questa season, per questa stagione. Abbiamo sorpassato il 60° minuto e non voglio vedere un'altra volta il bug del timer, con tutto il rispetto per la regia internazionale. Anche perché, parliamoci chiaro, il meta sta urlando di finire i game in tempi brevi, perché è lì dove la maggior parte dei campioni esplodono. E bisogna anche dire che sia YoungLife che DRX hanno risentito tantissimo dal cambio di meta. Ecco il perché proprio c'è stato questo cambio di classifica dalle alte sfere alle basse sfere con due patch di mezzo. Sicuramente, sicuramente anche per quelli che sono due team che lavoravano su delle draft ben precise è stato molto difficile rapportarsi a questo cambio meta. Ma key player time, e giustamente abbiamo parlato tanto di Chovy, ma abbiamo omesso di parlare di sua maestà della corsa inferiore Deft, che così come Chovy sta tenendo dei ritmi elevatissimi. Questi credo che siano dei risultati relativi alla posizione di AD Carry, e come potete ben vedere Deft vanta veramente delle statistiche fuori dal normale. Terzo posto per il DPM, per il damage per minute, secondo per damage share, quindi il secondo migliore AD Carry per distribuzione dei danni dopo Ruler. 138% e quasi 139% sul damage percentage per gold, quindi quando si riversa del gold su di lui è ben speso, è ben impiegato. Insomma, Deft sta veramente, e nemmeno, sinceramente non avevo visto arrivare questa statistica, non me lo aspettavo, perché pensavo proprio Deft fosse tra i giocatori che si stia risentendo maggiormente a livello di statistiche del brutto momento degli YoungLife, e invece così come Chovy rappresenta un enorme salvagente per la formazione. Quindi il mio augurio è che parta proprio da Chovy e Deft la rimonta, da segnalarsi l'approdo in giungla di Arthur. Io mi ero detto molto fan della formazione che vedeva Morgan in corsia superiore e Arthur in giungla. Morgan in corsia superiore perché così la giungla può concentrarsi maggiormente su mid e bottom, visto che Morgan è un giocatore molto bravo nell'interpretare il lato debole, l'abbiamo visto diverse volte su Sion, su Volibear, su Ornn addirittura, se non erro addirittura una volta su Cho'Gath. Insomma, questi campioni molto robusti che possono giocarsela anche 1v2 quando il jungler nemico si fa insistente, e bene o male arrangiarsi, uscirne con i livelli, uscirne con un po' di farm. Per quello che riguarda la giungla, Johan ha già dimostrato di essere un giocatore estremamente vulnerabile ai più esperti jungler avversari. Quando il jungler avversario gli fa lo sgambetto, lo invade, lo mette in difficoltà, Johan spesso e volentieri sparisce dalla partita. Oltre al fatto che non è tanto vocale quanto Arthur, che invece è un giocatore molto esperto, con una grossa chimica col resto del roster. Quindi mi auguravo presto o tardi avremmo visto Dudu benchato per Morgan in top e Johan farsi da parte per il ritorno di Arthur. Abbiamo Arthur, sì, ma ancora la corsa superiore è di Dudu, che sappiamo essere invece un giocatore molto più avvezzo al lato forte, a quei pick prepotenti che vogliono prendere vantaggio in corsia e giocare col coltello dalla parte del manico piuttosto che rimanere tranquilli. Ricordiamo patch 11.12, quindi ciao, non ci sono i nuovi item della giungla, non c'è il rework di Tahm Kench, Mundo è abilitato secondo regolamento, quindi vedremo se andrà dove vuole oppure se ancora non lo vedremo. Io voglio solo dire una cosa: fino a ora il CK ha dato dei pick molto particolari e io non c'ero. Rivoglio il mio predominio sui pick particolari, per favore. Speriamo. Effettivamente, come puoi vedere, la draft degli YoungLife si apre in modo abbastanza atipico, perché c'è una grossa enfasi sulle formazioni Enchanter più Xin Zhao. I migliori momenti di DRX di questo split passano proprio per quella strategia. Gli YoungLife se ne ravvedono e vanno a rimuovere
due Enchanter, di conseguenza andando a rimuovere anche comunque campioni molto validi e che appunto legittimano Xin Zhao, e vanno a rimuovere anche la Nidalee di Pioche. Quindi grossa aggressione in realtà alla champion pool del carry dei DRX, del giocatore bandiera. Andiamo là, favorano poi la propria draft con la selezione di Rumble, e non ci sorprende, il lato blu tendenzialmente va a draftare uno tra Rumble e Seth e concede all'altro esattamente l'altro pick. Quindi DRX che vanno invece a rimuovere Lucian, Lee Sin e Renekton, grossa enfasi sulla top lane ma anche sulla corsia centrale di Chovy, visto che può tranquillamente usare tutti e questi tre campioni. Aprono la propria draft di DRX dal lato rosso con la selezione di Seth tendenzialmente in combinazione con Diana. Tra l'altro Pioche che ha già utilizzato questo campione ampiamente, ma no! Oh oh, c'è un over su Kalista, un campione molto rispettato che consente alla botlane di essere da subito molto proattiva. Un campione che ha tanta utility oltre che un discreto DPS quando scala. Attenzione anche a un'altra cosa però, in questo momento Pjogic, anzi i DRX hanno deciso di andare su Kalista proprio perché ormai dall'altra parte ci si immagina Rumble in giungla. E quindi dice, ok, tanto non possono andare a prendersi Diana. Nocturne e Viego, molto buono, le due solo lane sono state confermate. Hai l'output di danno magico dalla giungla, dici, dalle solo lane richiedo del danno fisico per andare a abilitare tante altre possibilità. Ora i DRX devono andare a prendere il jungler. Set, attenzione, potrebbe essere sempre un flex. Si può giocare sia come support, sia come mid che come top laner. Sarà a seconda della scelta di Solka, King e Pioche, scusatemi, Becca, l'idea di base. Naturalmente, come avevo detto prima, i DRX che dicono, ok, loro prendono il jungler, siamo in terza rotazione, prendiamolo ora, perché se no poi nella seconda fase di ban potrebbero andare a toccare ancora di più la giungla, dato che nulla ci toglie di dire che sia Nocturne, che Viego, che Rumble possono andare in giungla. Ebbene sì, infatti volevo farvi proprio riflettere sul fatto che è un triplice flex quello schierato dagli Awalife. Tra l'altro è proprio Chovy che già nello scorso split, quando Rumble non era ancora così popolare, lo ha utilizzato in corsia centrale. E tra l'altro è da tanto tempo che io chiamo a gran voce lo schieramento di Rumble in mid per contestare il set mid. Quindi veramente sarei contentissimo di vedere Neowalife utilizzare questo stratagemma, questo specchietto per le allodole del selezionare istantaneamente Rumble per in realtà destinarlo alla corsia. Sarebbe veramente un colpo gobbo difficile da leggere per gli Rex, e mi auguro che prima o poi arrivi. Tra l'altro Nocturne sarebbe un eccezionale jungler, così come Viego, che si difenderebbe piuttosto bene in jungle, anche se sappiamo si è accasato nelle solo lane dove brilla veramente di luce propria, dove rappresenta un top pick del metagame corrente. Seconda tornata di ban che vanno a influire sulla botlane, ancora da selezionarsi per gli Awalife. Senna e Varus, rimossi dalla draft, sappiamo essere delle soluzioni molto richieste per la corsia inferiore, Varus in particolare grazie alla sua duplice build possibile, quella da letalità oppure quella da critico. Senna che poteva ancora affacciarsi al game visto che mancano tutti i due componenti della bot, quindi support e AD carry, quindi poteva effettivamente arrivare una fasting Senna bot lane. C'è aperto però un campione, un assassino, una nube continua, un dash, uno zoom, uno zap di qui e di là. Akali arriva nelle mani di Diana, di Solka, pardon, che ha selezionato Diana provvisoriamente, ma sappiamo essere di Pioshik. Io sono molto curioso di vedere questa draft di DRX all'opera, perché tendenzialmente abbiamo già sentito parlare molti pro player della sinergia straordinaria tra Seth e Diana, quindi Seth si proietta in avanti, in powerbomb, facce sfasciate, mette tutti lì, tutti raggruppati, e Diana arriva sopra a farci attrazione lunare. Ma occhio anche ad Akali, perché potrebbe crearsi una situazione di grandissimo movimento con le solo lane, 7 Akali, che lasciano la corsia e mettono a fare fuoco la mappa, magari giocando proprio attorno a quella bot lane molto propositiva di Kalista e forse Nautilus? Allora, contro Alistar molte volte si è vista anche la scelta di andare su Rell, no, stavo pensando sarebbe molto all'altro. Invece si va su Rell, va bene. Il discorso è che hai un ottimo ingaggio, giustamente, quando Diana e Seth entrano sulla backline insieme a Akali, puoi farlo tranquillamente. Vai dentro con il tuo schianto, vai a traire e spingi, il campo magnetico, ok, perfetto. Però avrei preferito più Nico. Danno output magico, Alistar subisce nelle early game pesantemente, e Nico è... La chat inizierà a dire, ma come Trojan, mi stai trollando, Nico? Nico si è vista con Kalista e parecchio. Non è che sia così debole.
Assolutamente, grande Pock che lavora in sinergia con quello di Kalista e poi un'altra AOE che farebbe Wombo Combo con 7 Diana. Anzi, la tua call mi piace tantissimo, però sappiamo essere Nico un campione un po' da one trick, no? Un po' delicato, non molti supporti se ne attrezzano, sappiamo principalmente Keria che ha dato lustro a questo pick nello scorso split facendo grande sinergia con la Kalista di Teddy. Ecco qui le formazioni, vediamo come effettivamente Chovy si stia attrezzando con i Nocturne in corsia centrale, Arthur in giungla Rumble, Dudu in top lane Viego. Ma quanto mi piacerebbe vedere i giocatori degli Amolive sorprendere i DRX con uno scambio. Purtroppo difficile a pensarsi. Un conto è se avessimo visto Rumble nelle mani di uno tra Chovy e Dudu, ma con Rumble nelle mani del jungler difficilmente vedremo il jungler poi Però spostarsi in corsia per provare a sorprendere il set di Soka. Io continuo a sognare, continuo a sperare in questo utilizzo molto cattivo e malizioso del pick di Rumble per poi fletterlo in corsia. Però in effetti mancava anche un altro pick per la giungla. Poteva essere quel Viego, che però sappiamo essere un jungler di seconda, terza fascia, mentre in solo lane è un pick davvero S+. Siamo in landa, caro Etruria. siamo in landa, quindi è il momento dei vostri hashtag HLE win per Young Life o DRX win per i DRX. Io però voglio puntare su una cosa: il mid di Nocturne comunque ha un'altra plusvalenza. La paranoia è a livello 6, non ti dico un teletrasporto, ma poco ci manca. A livello 11 diventa un teletrasporto vero se vuoi andare a gankare le altre corsie e trasformare un 2v2, un 3v3 in un 4v3. Te ne trovi Chovy e Solka dice: "Ah, sono messo così male, devo teletrasportarmi? Diamine." Parliamo un po' dei matchup delle solo lane. Abbiamo Viego versus Akali. È un matchup che credo non si sia mai visto. Tra l'altro, abbiamo mancato di menzionare come, appunto, nel caso dei DRX fosse molto più probabile vedere King Akali e Solka Seth, a differenza dal pronostico, che solitamente vede Seth accasarsi in corsia superiore e Akali in quella centrale. Questo proprio per una questione di attitudine dei giocatori con il campione. King è molto flash a livello meccanico ed è un giocatore che infatti ha anche ricoperto ruolo di mid laner. A un certo punto si è provato uno swap proprio per dare un pochino di respiro a Solka, che non sta avendo un buonissimo momento. È subentrato Destroy in corsia superiore, top laner sostituto di Kingen, e Kingen si è accasato in corsia centrale. Matchup da corsia centrale, dicevo, molto volatile. Sicuramente i primissimi livelli vedono un Nocturne assolutamente in grado di impensierire il set nemico. Però bisogna sempre tenere a mente che basta un Haymaker che colpisce nella sua porzione centrale e il trade viene automaticamente vinto, stravinto da Seth. Quindi Chovy dovrà stare molto attento e dovrà danzare fuori da quell'hitbox. Per quanto riguarda la corsia superiore di Viego e Akali, dicevo, matchup inusuale, ma che sicuramente premia per i primi livelli il poke e self-sustain delle spadate irruente, ecco la parola che cercavo, del Re in rovina. Dopodiché, comunque, Akali può lavorare da assassin con livello 6 e fare 100-0 il povero Viego, qualora questo non fosse in grado di colpire al volo con una W Akali mentre zooma da tutte le parti. Insomma, matchup molto delicato quello in top lane, matchup molto delicato quello in mid lane, perché a un certo punto Nocturne dovrà staccarsi da quella corsia, dovrà impattare le lane laterali invece che giocare a battimani con il set nemico. Chovy che in corsia centrale ha un solo malus, se vogliamo veramente chiamarla così, il fatto del mana, che non gli permetterà di pokare il povero Seth con le sue Q, dove ricordiamola ancora, nel caso qualcuno fosse lì relativamente buono, nuovo, nonché buono, la passiva della Q permette, quando sei all'interno della striscia di incubo, la striscia di buio, che lascia lo stesso Chovy a attack speed, movement speed, e quindi gli permette sia di scappare che di vincere un possibile trade. Aggressione a parte di vista con la sua testata, ma viene bloccato dalla try respingi. Quindi Becca riesce a salvare un possibile all-in da parte di Deft e Vista. Ok, questa è una botlane della quale non ho parlato, ma che tendenzialmente vede un duo per i DRX abbastanza propositivo, che però deve stare appunto molto attento perché abbiamo già parlato ampiamente di come Rella abbia questo ingaggio molto forte che, se però va a vuoto, la condanna a rimanere lì rallentatissima e vulnerabile alla controiniziativa di Deft e Vista. Quindi probabilmente un Vista un pochino più invece di peeling support più che support da ingaggio, a meno che non arrivi presto Arthur su quella corsia inferiore. Lo vediamo dalla minimap affacciarsi.
Infatti si sta muovendo, vuole gankare dalla lane. Nel frattempo Chovy ha perso un po', possiamo dire, di HP. Vista vuole prendersi qualcuno, va con il flash, l'aggressione. Peccato che il tentativo non sia andato a buon fine, ringraziando soprattutto quella trae e respinge di nuovo, e quello scanto che ha permesso a Becca di bloccare un tentativo di ingaggio, comunque di mettere tanti crowd control sulla testa del support dei DRX. Molto bello l'ingaggio di Vista, che in flash Q ha cancellato buona parte dell'animazione della W di Becca, costringendo quest'ultimo all'utilizzo del flash. Questo stato dell'ondata premia tantissimo Dudu, che potrà operare un congelamento molto presto. Già forza il teleport, ma Kingen si dovrà esporre molto al poke di Dudu proprio per rompere questo freeze. Ancora però gioca un po' sui talloni Dudu sulla difensiva. D'altronde l'ondata, così come Dudu prova a pokare Kingen, rivolge molti più danni a Dudu di quanto l'ondata di Dudu non ne rivolga a Kingen, no? Quindi è un po' scomodo tradare in questa sede un buon shuriken combalzo che connette per Kingen, e metà della barra degli HP di Dudu se ne va. Soprattutto anche perché in questo momento Kingen con il teletrasporto si è andato a comprare l'item che gli permette di avere ferite gravi dopo aver messo danno magico. Livello 6 per i due mid laner. Occhio, perché Chovy potrebbe iniziare a pensare di muoversi verso le varie corsie ora grazie alla paranoia, cosa che ha fatto già Pjogic, ed è pronto con la sua entrata. Non ha l'ultimate, quindi la trazione lunare non è in casa di Rex una possibilità, però era in attesa di vedere se era possibile una counter engage. Ok, ha preso le dimensioni di un game molto cauto, una fase d'accumulo importante per entrambe le formazioni, un timido tentativo di lane gank di Arthur e nulla più. Questo senz'altro premia, secondo me, Pjogic, che ha un clear un pochino più lento fino a livello 6, e poi da livello 6, così come Rumble, vuole affacciarsi sulle lane per i gank. Quindi questo 45 pari è un po' bugiardo su quella che è realmente la capacità di clear che ha Rumble, che però è già la seconda volta che prova a tendere un'imboscata a un laner nemico. Vediamo se sarà la volta buona qua in midlane. Forse sì, perché arriva anche la E da parte di Chovy, anche la paura, eccolo che ci prova Solk a scappare in qualche modo, utilizza il flash, alla fine il gank da parte di Arthur permette questo, ma ora paranoia insieme anche al livellatore missilistico, primo sangue per Young Life. Bella la finta con cui a livello di postura Chovy va verso la fronda, ma può tranquillamente accorciare le distanze con la paranoia sull'ottimo livellatore missilistico più lanciafiamme di Arthur. Burst di danni con l'attacco poi in passiva, 10 CS di vantaggio per Chovy e un'uccisione, il First Blood, che lo renderanno ora molto pericoloso per tutta la mappa. Pjogic vuole mettere paura al jungler di Young Life. Aggressione subito da parte di Vista, che blocca tutto. C'è anche l'Ignite, la E di Vista che va fino in fondo. Deft viene servita da kill su un piatto d'argento, ma sarà Vista alla fine a trovare l'uccisione sulla di carry. Ora si vogliono muovere verso il support. Becca con la fermanzia sembra essere arrivato. Ottima la combinazione da parte di Vista, che dà e lascia finalmente l'uccisione al suo di carry. Ci mancava Alistar in competitivo, è un po' che non lo vedevamo prioritarizzato in draft, ma Vista ci sta facendo vedere perché questo campione sia formidabile da subito. Grande playmaking in quella corsa inferiore, ma siamo con il replay del gank in due tempi di Chovy ed Arthur ai danni di Solka. Il livellatore riconnette Chovy, che dà l'ok ad Arthur per il reengage, se ne ravvede, va per la paranoia, va per l'uccisione. Qui la doppia di Vista, che parte con una splendida combinazione, lascia andare la W fino in fondo, perché quando c'è il muro alle spalle crea un effetto di stordimento, per cui l'hitbox del nemico rimane un po' impantanato tra Alistar e muro, e poi, solo poi, va al knock-up su due sul tentativo di W di Becca. Qui va a cancellare quattro abilità ad avversaria praticamente Vista, delle tempistiche sensazionali, davvero piccolo grande gesto tecnico che mette a segno il support di Young Life, che consegna due uccisioni alla botlane. In questo momento il vantaggio è di 1600 unità d'oro, tutte ben predisposte. Naturalmente, dato che Chovy ha trovato il primo sangue, ha un vantaggio molto più cospicuo. Chovy prova ad aggredire subito, c'è anche Vista all'interno, liberatore missilistico molto buono da parte di Arthur, che decide di scappare. Buono questa combinazione da parte di Vista, che mette sotto torre il midlane avversario. Kill è trovata, ora potrebbe morire anche Arthur. Pjogic trova infatti l'uccisione, rimane solo Becca, non può fare assolutamente niente se non vedere la sua morte arrivare di nuovo per mano di un carry di Young Life.
Signori, il game ha preso già una direzione ben definita. Un Nocturne 3-0 è un Nocturne che fa tanta paura ad ogni pressione del suo tasto R. E la botlane si è messa Oh, veramente da Dio. Occhio alla top lane di King e eccolo lì, nemico. infatti. Dudu deve provare a scappare. Utilizza la sua lacerazione, la sua vendetta lacerante, chiedo scusa, per scappare. Riesce alla fine in qualche modo. L'Ignite non è riuscito, Kingen, a trovare la kill. E comunque il movimento di Pjogic sembrava quasi che fosse l'occasione della vita. Cosa Mi è succede qui in saltata una solo solo lane? kill. In effetti Sembra ho così, visto sì. sul tabellino il 2-0-1 per Deft che fa valere tutto il kit da assassin di Kai'Sa. Flash, pioggia di cazzo per la kill in 1v1 con Vista che si stacca e ne raccoglie un'altra di uccisione. Questa botlane degli Amalife molto propositiva e davvero con efficacia per giunta. Vista, non so se ha l'80% di kill participation. Con Alistar vuoi assolutamente andare in roaming, l'ho fatto molto bene. Forza tra l'altro Pioshi al flash, altrimenti sarebbe stato un two-man knock-up con la Q. E poi va ad assistere Shovi in un'altra uccisione sul support nemico. Dicevo, 3-0 Nocturne è già un'ipoteca solidissima sul game. Da solo questo campione può mettere a ferro e fuoco tutte le corsie. In più, sta andando molto bene in top lane, sta andando bene il matchup di giungla, sta andando divinamente la bot lane, che vede 2-0-1 Deft e 1-0-3 Vista, contro invece 1-0-2 Ba, 1-0-2-1 Becca. Insomma, questa è una botlane che può staccarsi, fare tanti obiettivi e chiudere in fretta la pratica giocando attorno al Nocturne così fiddato. Mi viene da ridere al pensare al fatto che l'average kill al 15° era così bassa, ma avendo tutti i due team un alto rate di morti a partita, ti viene da pensare al fatto che qualcosa sarebbe cambiato. E gli Amalife hanno risposto con 6 kill. Hanno aumentato la loro statistica di tantissimo, pensando a quello che era Assolutamente. prima di questo match. Ma ti dirò, già dalla scorsa settimana non ho trovato tragiche le uscite degli Yonalife. Comunque hanno perso 2-0 per mano degli Africa Freaks. Sappiamo essere gli Africa Freaks decisamente in grande spolvero. Quarta posizione per loro, pari merito con Damwon Gaming Kia e Nongshim Red Force. Vista si va a prendere questo stordimento con la stack di E. E poi il 2-1 subito dai Damwon. Quindi non facilissimi Aspetta, clienti. aspetta, aspetta. Kingen decide di non andare all'in. Avevo Ok, tanto visto sustaining Dudu. pronto con la sua ultimate, quindi. Dudu è molto bravo a non farsi prendere dal panico quando vede questi ingaggi frontali di Akali e continua a kitare all'indietro prendendo un sacco di proc dei marchi di passiva, dandosi tanto self-sustain e tenendosi al di fuori del range di uccisione di Akali, mentre la porta invece è molto bassa, quindi Dudu davvero si dimostra un grande interprete di questo fastidiosissimo pick. Vediamo se questo è l'all-in buono per Kingen, però pare di sì. Potrebbe esserlo. Pare di sì, deve Vincerà esserci un il flash da parte di Dudu. Né Si ultimate salva. Ignite per un soffio. L'Ignite sta arrivando adesso per Kingen. Eh sì, però qui arriva anche il messaggero Landa, delle placche in più sia per Chovy che per Arthur. Questi sono gold importanti che permettono a Chovy ancora di più di snowballare. E di Arthur di fare una bella sorpresa con la Ecco paranoia Chovy. di Chovy. La sua Ail, Fear che arriva. I danni sono mirabolanti, sono tanti, la succhia sangue aiuta tantissimo i mid laner degli Amalife. Fa bene Chovy a mettere adesso il fiato sul collo a Pioshik. Riescono a disturbare il solo campione dei DRX che aveva un'uccisione su di sé, che non era ancora morto. Rimane solamente Kingen, ancora a tabellino pulito, 0-0-0 per lui, ma un divario di 15 CS che lo separa da Viego. Sappiamo come questo campione, questo assassin che Akali abbia bisogno di un importante snowball sin dalla fase di corsia per essere poi in grado di danzare tra le file nemiche raccogliendo uccisioni in modo incontestato e incontestabile. Chovy che va in paranoia su Pioshik. Arthur fa molto bene ad alzare la linea dell'offensiva degli Amalife visto il vantaggio del proprio mid laner. Colgono in fallo proprio Pioshik. Guarda i danni che mette su Solka. Solka non ha più una lane in face, a mio modo di Oh no. vedere. Deve stare molto attento. La cosa positiva della corsa superiore, secondo me, per i DRX è il fatto che ci siano le ferite gravi. Quindi aiuta molto a bloccare il sustain da parte di Kingen. Infatti, di nuovo, aggressione da parte di Kingen. Potrebbe provare Molto bravo l'all-in però sotto Dudu. torre Dudu, però si difende molto bene. Davvero bravissimo. Ad ogni gap closer di Akali fa corrispondere un auto Q auto velocissimo con cui fa self-sustain. Dudu sta giocando il pick davvero all'apice della sua resa meccanica. Non è semplicissimo, specie perché devi essere un buon conoscitore di Akali e dei tempi con cui vuole entrare a metterti il short trade o il trade esteso che sia. Ed evidentemente Dudu li conosce molto bene questi tempi perché sta ogni volta rispondendo colpo su colpo. Amalife che vanno anche a prendersi questo primo drago, il drago della montagna. Sembra
secondo Drago sarà quella infernale, quindi l'anima potrebbe essere o quella oceanica o quella della nuvola. In corsia inferiore continua il vantaggio da parte di Deft di 673 unità, mentre in corsia centrale è il divario più grande, sono quasi 2000 unità d'oro. Fa capire come in questo caso Chovy e la sua chiesa stiano continuamente dimostrando che il credo del mid laner degli Amolife sia quello più giusto. Insomma, fede ben riposta. So che approva il trade, si trova ora in fase di fear da parte di Chovy, ma Chovy ha brevissimo ora la ulti, è già in possesso dell'ulti e quindi rivolge la propria attenzione alla botlane dopo aver spinto l'ondata. Sono già 2000 unità d'oro, la cosa fa abbastanza paura, mentre in corsia inferiore, dato che è passato il 14° minuto, non ci saranno placche, ma comunque ci saranno ancora possibilità di un primo mattone in solitaria per Deft, vuol dire gold in più per lui, l'avevi detto molto bene. Se Deft prende the gold, è un Deft felice, ma anche gli Amolife sono ancora più contenti che mai. Il quadrante nord di mappa, tutto più fiddato di quello avversario per i DRX, per gli Amolife, pardon, nei confronti di DRX. Avrei visto la classifica che vedeva 4 membri degli Amolife in cima alla classifica del gold, con vista che è soltanto, e dico soltanto, 1000 gold dietro al jungler nemico. Questo dipinge veramente un quadro drammatico per i DRX, che stanno avvicinandosi a grandissima velocità a un possibile 0-7 qualora gli Amolife dovessero vincere questa partita e andare okay, a match point. King trova la kill, oh mio Dio! Bella cintura! Però il liberatore missilistico ha aiutato tanto, perché se no lì si parlava di un altro teamfight e King avrebbe trovato finalmente la vittoria pulita sulla corsia superiore. Arthur ringrazia, perché sì, c'è il teletrasporto, però può prendere HP importanti. Eccolo Piogic, arriva con la sua cintura, arriva anche con la sua attrazione lunare, paranoia in arrivo, si va all in, deve flashare, non è abbastanza. Deft lo prende, lo accoglie fra le sue braccia, chiamata del fatto per salvare il proprio support. Bao lascia solo due le kill per i giocatori della zona degli Island Wildlife. Ed ecco qua che vediamo finalmente un binomio jungle e mid funzionare. È davvero bello vedere Chovy poter esprimere la propria, il proprio vantaggio che ha veramente nei confronti di chiunque in corsia centrale, grazie ad un jungler che gioca in modo propositivo, che alza la linea dell'offensiva, come avevo detto prima, e consente a Chovy di seminare il panico con la paranoia. Bellissima iniziativa di Arthur, velleitaria quella di Pioshi, che prova a infastidire un jungler rivale due livelli sopra. Rivolge a lui una lancia fiamme, fa due terzi di vita e a Pioshik non resta che provare una insperata fuga verso la propria torre 2. Fuga arrestata dalla paranoia di Chovy. Eccolo qui, lancia fiamme dolorosissimo per Pioshik, troppo avanti. E arriva poi Chovy. Ah, consente l'uccisione a Deft, quindi tra l'altro altre tasse che va a riscattare Deft su questa Kai'Sa, che non è sicuramente una Kai'Sa low economy come quella di cui parliamo spesso e volentieri, una Kai'Sa già proiettata sul suo terzo oggetto e che farà molto male ai più squishy dei campioni tra le fila dei DRX. Non credo sia un game dove vedremo mai entrare in partita Kali, ecco, se devo essere sincero. Sono davvero troppi i danni che può esprimere ogni singolo membro degli Amolife, e quelli che non esprimono danno possono fare lockdown, ad esempio parlo di Vista e del suo Alistar. Soprattutto pensando anche a cosa stanno prendendo gli Amolife, un ottimo early game. Guarda bene, 17 minuti, hanno preso tutte e tre le torri della prima fascia. Chovy al 12° livello come Solk e Dudus. Kingen sta arrivando ora a livello 12 e siamo più o meno tutti da quella parte. La differenza che vogliono far notare però la regia internazionale è quella fra Deft e Bao. Sono due livelli di differenza, vuol dire la seconda ultimate ora in questo caso da parte proprio del giocatore degli Amolife, ma l'aggressione arriva in corsia superiore. Chovy prova a scappare, entra all'interno con la paranoia, è arrivato anche Dudu, i danni che arrivano sono infinitesimali, la kill su Akali arriverà in qualche modo, liberatore missilistico per permettere a Dudu di entrare con la vendetta lacerante, la sua W e kill facile per il top laner degli Amolife. Mio Dio, quella Gore Drinker su Chovy, quella sua passiva l'hanno tenuto vivo in un 1 contro 2 puro e crudo. Grandiosa giocata, grandioso spacing per Chovy, che trova poi finalmente l'avvento dei suoi compagni a risolvere quella situazione parecchio spinosa. Questo è un vantaggio enorme. 18 minuti e 50 secondi, viaggiare già sugli 8k di vantaggio circa significa avere il game bello che in tasca. Io a questo punto rivolgerei la mia attenzione alla Tana del Drago per raccogliere questo bonus del Drago Infernale, ma
veramente è una ciliegina sulla torta che è stato l'early game perfetto di Yamalife. Credo proprio non vedremo l'avvento dell'anima del drago in questa partita. Yamalife hanno già tutto ciò che serve per premere verso il Nexus nemico e chiudere la pratica. E guarda molto bene cosa ha fatto Chovy. Questa è stata un'idea molto buona e giusta per un semplice motivo. Vuoi essere sicuro che Seth, nel caso avesse avuto il teletrasporto, cosa che vediamo dal cooldown pare proprio di no, però nel caso ci fosse stato, quella paranoia permette al suo teammate di andare col teletrasporto, quindi arrivare sul 2v2 e di non trovarti il 3v2, perché in quel caso Solka non avrebbe potuto teletrasportarsi e quindi non permettere ancora il matchup 3v2. Poi sarebbe arrivato anche Arthur, naturalmente, quindi il fight poteva comunque arrivare in un 3v3, però meglio prevenire che curare. Assolutamente, grande awareness. Adesso si spingono le sidelane. Tra l'altro non abbiamo menzionato questo punto forte della composizione degli Yamalife, lavora splendidamente in 1-3-1, perché sia Dudu che Chovy a questo punto del loro game hanno un vantaggio tale per cui messe in sidelane richiamano su di sé più di un campione. Non puoi fermare Chovy in 1v2, come avete visto, serve un terzo giocatore a dare manforte. Verosimilmente non puoi prendere e abbattere Dudu. Abbiamo visto proprio ieri come Rascal abbia retto un 1v3 con un farm simile. Non era ancora nella stratosfera, non era ancora un Viego da 4 uccisioni, 0 morti e 5 assist. Lo è diventato grazie a un mid-late game per i Gen.G, che ieri ha visto Rascal tranquillo e beato nel portarsi a casa quante più risorse possibili. E questo Dudu non è troppo lontano da quello stato di forma. Il Divine Sunderer è già presente nel suo inventario, gode di un enorme vantaggio di CS nei confronti del top laner rivale. In più tutta la formazione di Yamalife può dargli manforte, in particolare Chovy con la sua presenza globale conferitagli dalla paranoia. Quindi Dudu e Chovy nelle sidelane, terzetto Rumble botlane in midlane, si spinge verso il Nexus nemico e il vantaggio di gold è tale per cui non credo si possa vedere un game andare oltre i 30 minuti. Vedremo se sarà così, Wally, perché gli Rex sono anche capaci di recuperare. Ti ricordo nello scorso split la partita contro i Katie Roaster, dai 11.000 gol di differenza arrivarono sotto i 2.000, però poi alla fine persero quel match con un ottimo ingresso da parte di Xayah. Vedremo, anche perché in questo caso però Yamalife sembra avere il totale, e ripeto totale per essere più chiaro, controllo della land di evocatori. Ci prova Becca a mettere un po' di ward per dare awareness, per dare idea di dove si trovano gli avversari, dove si trovano gli Yamalife. Ne mette ben due per creare questa posizione. Infatti sia Vista che Deft sono sotto costante controllo dei DRX. Sì, la mappa è pressoché ingiocabile. Quando devi richiamare a te tutto il quartetto anche solo per guadagnare visione nella tua giungla e in Solka? Tutto questo stai perdendo Solka. Riesce a rimanere in vita, la sua W gli permette di stare tranquillo, le maker, poi Dudu però nel frattempo ringrazia e dice: sapete che vi dico? La torre mid me la prendo, non so voi, ma io me la voglio godere. La torre che viene meno, parziale di 5 torri a 0, il divario di gold è arrivato alle porte dei 10k, quando siamo a 22 minuti e 30 secondi, due draghi raccolti dagli Yamalife, credo sia veramente superfluo rivolgere le proprie attenzioni alla tana del drago o a quella del barone a questo punto, l'avversario è così stremato e alle corde che verosimilmente continuando in questo 1-3-1 split push andrai a raccogliere anche la torre interna in bot e ne potrai poi spingere verso le torri dell'inibitore incontestato. In questo momento proprio il vantaggio di Yamalife si vede anche nel fatto che permettono a Dudu di creare un 4-1 senza avere una grossa visione, però Dudu si sente così forte che dice: non mi interessa di avere visione, io sono la visione. E lo è assolutamente Dudu, è tranquillo e beato da questo spike importante che gli conferisce il Divine Sunderer di poter duellare King, di poter duellare Pioshik, Sokka, o probabilmente di poter duellare in un 1v2 la botlane dei DRX. Quindi davvero non resta che premere nuovamente le ondate sulle sidelane e a questo punto vedo dei ping sulla tana del barone, potrebbe passare da una schermaglia proprio su questo obiettivo il colpo del KO per i DRX, perché sappiamo dal divario di gold, di esperienza che c'è tra le due formazioni, che non sarà assolutamente facile per i DRX risolvere la matassa del teamfight, tra l'altro molto forte degli Yamalife, adesso che anche Deft è su un 2-item spike più componenti, difficilmente qualcuno potrà sopravvivere ai danni ingenti di Chovy e Deft. È difficile qualsiasi cosa, secondo me, Wally. Basta pensare
che in questo momento i D-Rex, quello che stanno raccogliendo è solo i minion che vengono verso loro, ma non perché se li vanno a cercare, perché arrivano, perché se no non troverebbero nemmeno quello. Eh già, caro Vetru, mi sa che siamo veramente agli sgoccioli, nemmeno rivolgono le proprie attenzioni al barone, vanno nuovamente ad innalzare il push in mid lane e in bot lane, con Dudu che si prende invece la top, preme verso la torre dell'inibitore, nessun bisogno di concentrare tutto il quintetto sulla tana del drago, tranquillamente Chovy può procedere al solo Drake, lo dà per scontato, visto che comunque la pressione sulle sideline è elevatissima. Defte vista Romano topside, a dare manforte a Dudu. Secondo me veramente stanno amministrando molto bene il vantaggio, non gli ha richiesto nulla più di questo, non stanno tergiversando, non stanno perdendo tempo, comunque stanno tenendo una linea sufficientemente alta in pressione sulla giungla nemica, per non consentire a nessuno dei membri di DRX di farmare indisturbato. Stanno farmando praticamente tre quarti di mappa, lasciando solamente le briciole di Rex, che così non avranno alcun modo di tornare in vantaggio. Infatti arriva adesso il sorpasso dei 10.000 gold di vantaggio, eccolo qui, a 25 minuti esatti la gold lead si è raddoppiata tra 15 e 20, da 4-1 a 8-2, e da 8-2 in 5 minuti è arrivata a 10k, senza che nulla accadesse di fatto. Sono solamente 5 minuti di amministrazione mappa e di tre quarti di mappa farmata da Young Life a fronte di un quarto che è la propria base, dove non spona niente per i DRX. Quindi grande gestione in pieno stile LCK da parte di Young Life, che non premono inutilmente sull'acceleratore, vista qui con la santa vedenza di Padre Maron. Non so come abbia sidesteppato quella Q senza alcuna visione, lui nel dubbio ha messo uno stutter step per mandare a vuoto Becca, vista sta giocando una partita folle. Possiamo dire che in questo momento Young Life stanno giocando una partita folle, ma a questo minuto è anche normale vedendo lo score? Viene a dire così per... non lo so, perché se devo dirti la mia, in questo caso stanno Young Life provando a mettere un piccolo vantaggio ancora più importante per poi veramente dare il colpo finale a questi DRX. DRX che devono trovare assolutamente una soluzione, e questa soluzione è andare al game 2 e dire cosa abbiamo sbagliato, perché mi pare molto difficile. Terzo oggetto intanto per Kai'Sa, chiude Collector, che in questo caso mi piace molto perché è un oggetto che quando giochi col coltello dalla parte del manico e con fortissimo vantaggio mette davvero una buona combinazione di statistiche, fa uso di quel serrated Dirk di cui spesso Kai'Sa vuole avvalersi. Terzo oggetto anche per Chovy, che ottiene il suo pegno di Sterak a fronte della build matematicamente corretta, Gore Drinker into Black Cleaver. Terzo oggetto prossimo all'arrivo anche in realtà per Arthur, two item spike di Witz and Divine Sunderer invece per Dudu. Veramente sono attrezzati per la guerra, hanno solo da premere verso la base nemica. Il vantaggio ora è a circa 10.500 unità, stesso schema già visto e rivisto negli ultimi 8 minuti. Dudu in sideline, così come Chovy, visto che possono entrambi colmare le distanze con teleport o con la paranoia nel caso di Chovy verso il terzetto, che ora affolla la giungla nemica, Arthur, Deft e Vista, andranno a premere molto presto, molto veementemente verso il nexus nemico. Beh, mi pare anche di vedere come i giocatori dei DRX non abbiano veramente possibilità di aggredire nulla. Qui si sta solamente andando avanti. Oh, forse Vista potrebbe provare un ingaggio, eh? Guardiamo Becca che subisce dei danni. Dudu con il sentiero del mietitore. Si fermano. Unica cosa, voglio però in questo caso dare un punto negativo a Young Life. Hanno tutto questo controllo e non riescono a fare assolutamente niente. Guarda, in parte non credo debbano, anche solo lottare per la visione sta letteralmente stremando i DRX, che per combattere per la visione di una sola fronda, come puoi ben vedere, devono chiamare un intero plotone per riuscire a mettere una ward e rimuovere quell'avversaria. Vista, invece, al contrario, può beneficiare proprio del fattore psicologico di vantaggio per stare lì e zonare un intero quintetto da solo, mentre il suo team procede con un solo Baron, praticamente, livello 16 per Deft, livello 16 per Dudu, livello 17 per Chovy a 28 minuti. La partita è pressoché finita, Vista okay. Un po' frettoloso, manda vuoto la trazione lunare di Pioshik, però. Sì, anche la paranoia, Chovy voleva far venire veramente i coccoloni, come dicono dalle mie parti, non so se da te dicono cocconi per dire tanta paura. Dice. Ok, perfetto, allora non è una cosa detta solo da me. Ai giocatori dei DRX dicono fermi, meglio non continuare il fight, perché se entra Chovy vuol dire che entrano tutti gli altri. E se entra Chovy, tra l'altro, ti ha richiesto un bel po' di tempo per abbatterlo. Mi piace molto questa
Aegis che vedete nell'inventario di Chovy e potrebbe essere il preludio di una interessantissima Gargoyle Stoneplate, dalla quale sono grande fan su Nocturne, visto che va a costruire tantissimi oggetti da bonus HP. Tutti e tre gli oggetti conclusi da Chovy effettivamente danno bonus HP. Ci prova Solka. Ok, sì, ci prova Solka con la ultimate, anche la sua stasi. I danni che subisce tutto sono tanti, ma quelli che subisce anche Solka sono abbastanza. Ora qui Dudu può tranquillamente decollare dalla sua il teletrasporto nel caso volesse. Meanwhile, on the top lane, Chovy farma. Chovy farma, al solito il quintetto di DRX deve fare XP sharing per rimuovere una ward, vista se li tiene tutti e 5 okay. In check. Infatti arriva anche la paranoia, potrebbe arrivare il teletrasporto che arriva, ecco che arriva Deft con la sua ultimate, i danni sono tantissimi, Solka prova a fermare gli avversari, sarà abbastanza se va più di no, perché Kalista prima a cadere, poi Rell, poi Solka, in questo caso Pjogic è l'ultimo a cadere, sono 4 kill per 0. Young Life finalmente hanno trovato il fight, hanno trovato la vittoria. E doveva succedere, per quanto potevano costruire molto bene su questa Wombo Combo della quale abbiamo parlato anche in Champion Select, non c'era l'opportunità di giocare ad armi pari contro un roster che stava distaccandoli di 10.000 unità di gold, quindi restava IDRX che guardare la mappa venire annientata da Young Life. Bella la gestione di mappa negli ultimi 10 minuti, forse fin troppo cauta, ma lo sappiamo, pieno stile al CK. Vanno ora finalmente a spingere verso questo Nexus e guadagnano meritatamente il punto dell'1-0. Infatti arriva anche un'altra uccisione per i giocatori di Young Life, sono ben due. L'aggressione da parte di Rex non può dire niente ed è GG per Young Life che si portano sull'1-0 senza se e senza ma. Puliti, puliti, davvero, mi piace tantissimo vedere finalmente Chovy poter fare evidente affidamento su un compagno, almeno un compagno. Arthur è stato molto bravo nel giocare attorno a Chovy e forse Pjogic un po' pigro a livello di approccio alla partita. Ha giocato un po' in pilota automatico non affacciandosi mai in counter gank ad Arthur. È stata una partita dove nemmeno per un istante i DRX hanno davvero proposto gioco. Hanno provato a leggerlo, hanno provato a mettersi in condizione di esercitare quella Wombo Combo in teamfight, ma non ho memoria di una schermaglia in cui effettivamente Pjogic si sia fatto trovare puntuale di disposizione di attrazione lunare nel cuore del teamfight nemico e poi follow up dei compagni. È stata veramente una partita brutta 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 da parte di DRX. Compitino per Young Life, che però voglio ribadire come non stiano performando male nelle ultime uscite, sta mancando loro il punto, ma sicuramente rispetto all'avvio di campionato le ultime sfide parecchio difficili le hanno affrontate con un piglio diverso. Ricordiamo, in settimana 3 hanno perso per mano degli Africa Freaks, in avvio di settimana hanno perso 2-0, ma poi si sono fatti sotto ai Damwon Kia con un 2-1 per i Damwon Kia, che però ha visto degli Young Life molto combattivi. Settimana precedente, Awa Life che raccolgono una sconfitta dai Sandbox, quella fa male, quella fa molto male, ma arriva la vittoria contro dei grandi Freddy Prion in questo periodo. A via di campionato poi Awa Life che perdono da T1 e perdono da Gen.G. Quindi se vogliamo essere veramente ottimisti, Awa Life stanno dando buoni segnali. E i DRX che sembrano ancora assolutamente assenti e non prossimi alla risposta che vorremmo da parte loro, perché vogliamo un campionato il più aperto possibile e vedere una ex top 4 che va ad accasarsi su un possibile 0-7 fa veramente male. 13.000 danni per Chovy, quasi 14.000 per lui, ma quello che fa più paura è la differenza fra Deft e Bau, 11.3 per Deft, solo 3.6. Il grafico del gold è una montagna, sembra il Monte Everest. Per Young Life invece è una passeggiata al mare, per DRX una montagna da scalare. C'è poco da dire, come potete vedere dal postgame è completamente Young Life style, è tutto in mano, tutto blu. E diventa tutto blu quando i rossi hanno un binomio mid jungle che fa veramente da spettatore. Non puoi prescindere da una buona performance del tuo quadrante mid jungle, visto che sono quei due campioni e sono quei due ruoli che devono dare un po' di senso, dare un po' di movimento al piano di gioco del proprio team. Abbiamo già visto come nelle mani di Gori e Dov questo set da corsia centrale possa fungere veramente da jungler ausiliario, staccandosi molto presto dalla corsia, prendendo parte a quelle schermaglie per gli scuttle prima, per il messaggero poi, per il drago magari poi ancora. Invece nulla di tutto questo c'è stato, perché il binomio Chovy
Arthur ha messo a ferro e fuoco la mappa, non ha mai consentito a Pioche di entrare in partita e ha tagliato fuori dalla partita solita molto in fretta. Come puoi vedere da questo livello, 6 dei mid laner, 5 per Arthur, l'ingaggio in due tempi. Arthur, non capisco davvero Solka che lettura stesse facendo. Se il jungler sta rimanendo da quelle parti, è comunque una situazione estremamente spinosa, perché ciò vi può accorciare con la paranoia, Arthur può farti danno a corto raggio con lanciafiamme, non c'è nessun motivo per cui tu debba restare lì ad abbracciare la torre. Ma poi ci siamo soffermati forse fin troppo poco sull'eroica gesta della botlane, perché Vist e Deft hanno veramente dato spettacolo, hanno raccolto un sacco di duo kill e hanno mandato Deft nella stratosfera. Vista, wow, tutto il game, ogni qualvolta che lo vedevamo produrre una giocata, metteva a segno queste two-man combos su Alistar, e graditissimo ritorno all'LCK di questo Alistar. Io trovo che sia un campione ingiustamente dimenticato nella patch corrente. È vero, c'è stato un lungo periodo in cui l'Expash presentava dei problemi tecnici a livello di codice, per cui era stato disabilitato, e quindi campioni come appunto Alistar, Leona, erano caduti un po' in disuso in favore degli incantatori. Adesso non c'è più nessun motivo per disrespettare la mucca viola. Io vorrei tanto vederla tornare in auge in LCK. Grande playmaking può uscire da questo campione, e Vista ce n'ha dato prova. Cosa ci ha dato prova invece Chovy è il fatto di sapere molto bene giocare il Nocturne in corsia centrale. Sicuramente insieme a lui Dudu e il suo teletrasporto sono stati meravigliosi. L'Eterno Incubo è stato un incubo in tutti i sensi per i DRX. DRX che poi sembrava aver trovato nella corsia superiore un piccolo vantaggio. Spoiler, non c'è stato. Eccola qui la fight vincente, Alistar che sidesteppa la Q di Diana non consentendole di prendere l'ascensore e arrivare nel cuore della formazione nemica. Left lavora molto bene ai fianchi, come vuoi fare con il tuo carry squishy che potrebbe finire investito dalle OE dei DRX, e poi la frontline robustissima che possono letteralmente rappresentare tutti gli altri quattro componenti degli Our Life, quindi Dudu, Arthur, Chovy e Vista. Va a chiudere a tenaglia sulla formazione di DRX. Solo Kingen riesce a togliersi dall'impiccio grazie alla grande mobilità di Akali, ma non può contribuire ulteriormente a questo teamfight. È finita qui. Dopo 10 minuti di guerra di logoramento, Yamo Life, forti di un vantaggio di circa 11.000 unità di gold, vanno a premere verso Nexus nemico per quello che doveva essere appunto già da 10 minuti un facile colpo dell'1-0. 1-0 sarà. DRX che ancora non si sono fatti vedere in lana degli evocatori, speriamo di vederli effettivamente proporre del gioco anche goffamente, ma pur di non vedere fare da spettatori al game siamo veramente disposti a tutto. Speriamo in un game 2 un pochino più frizzante. Vedremo se sarà così. Subito dopo la pausa, game 2 fra DRX e Anwalai.